Presidente. Ogni anno, ormai da diversi anni, all'inizio della vendemmia, la nostra regione emana una delibera che permette l'utilizzo di mosto concentrato rettificato per aumentare la gradazione dei vini DOC IGT. E questo, secondo il regolamento 1308 del 2013, è concesso quando le condizioni climatiche lo richiedono. Si può autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico tramite arricchimento delle uve. Però sia quest'anno che qualche altro anno gli eventi climatici avversi non ci sono stati, tanto che quest'anno, se andiamo a guardare qualche titolo di giornale, l'anno dei rossi, annata eccezionale, eccetera. E tanto che infatti alcuni produttori di vino di qualità hanno sollevato il tema e il problema che questa autorizzazione continua, soprattutto anche quest'anno, va a ledere il lavoro di qualità che alcuni produttori fanno, perché il fatto di utilizzare il mosto concentrato rettificato per aumentare la gradazione dà la possibilità a chi non lavora con certi standard di qualità di raccogliere in tempi brevi e in tempi anticipati e uve non tutte di grande qualità per poi riuscire comunque ad ottenere una gradazione tale da rientrare nei disciplinari. Questo però non è un bel servizio che facciamo né ai produttori di qualità né ai consumatori. Quindi chiediamo all'assessore che cosa intende fare riguardo soprattutto agli anni prossimi, riguardo anche le richieste che facevano questo gruppo di produttori, almeno che sia indicato in etichetta chi ne fa uso e chi non ne fa uso, perché ribadiamo non è contra legem, ma ovviamente è un'informazione che ai consumatori serve per capire il livello di qualità di un vino ed è un'informazione per distinguere i produttori, se stessi dagli altri, da chi fa un certo tipo di lavoro. Grazie. Grazie consigliere. Prego assessore. Sì, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, l'arricchimento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino autorizzate, rappresenta una pratica enologica consentita dalla normativa comunitaria in tutta l'Unione Europea sulla base di quanto previsto dal richiamato regolamento 1308 dell'Unione Europea 2013, articolo 80, allegato 8, al pari di altre pratiche normalmente utilizzate nella produzione dei vini, quali l'acidificazione e la disacidificazione, per le quali nessuno ha mai proposto o richiesto l'indicazione in etichetta. Il suddetto allegato individua i limiti d'arricchimento consentiti nelle varie zone vinicole, l'1,5 di grado per la nostra regione, fino a un limite massimo di 13 gradi per tutti i vini, elevabile a 15 gradi per i vini DOC e DOC IGT sulla base di specifiche delibere. Nonché le modalità di dotazione della stessa pratica può essere effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mostro d'uve concentrato o di mostro d'uve concentrato rettificato, mediante concentrazione parziale, compreso l'osmosi inversa, o mediante concentrazione parziale a freddo per il vino. Il nostro Paese ha recepito questa normativa comunitaria con una legge, che è la legge 20 del 2006, numero 82, 20 febbraio 2006, numero 82, chiamata disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino, la quale all'articolo 9 prevede che regioni e province autonome autorizzano annualmente, a decorrere dal 1 d'agosto, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti destinati a diventare vini da tavola, con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, detti VQ-PRD, delle partite in elaborazione per la produzione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, VSQ, e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, VSQ-PRD. Nel merito va ricordato che la normativa nazionale vieta tassativamente e sanziona pesantemente l'utilizzo dello zucchero per l'arricchimento. L'impiego del saccarosio invece è consentito e praticato regolarmente in altri paesi comunitari, quali la Francia e la Germania, anche per produzione di vini come lo champagne o quelli tipici della zona della Mosella, che godono di una reputazione particolarmente elevata tra i consumatori di fascia alta, i quali evidentemente non associano il ricorso a questa pratica enologica a produzione di scarsa qualità. Il saccarosio è un prodotto industriale a basso costo, privo di qualsivoglia identità legata alla zona di produzione, derivato dalla barbabietola da zucchero, ovvero una coltura che non ha alcun punto di contatto con quella della vite.
Nel nostro Paese, al contrario, i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati appartengono esclusivamente alla filiera vitivinicola e hanno un costo superiore al saccarosio. Quindi non si concorda con la considerazione secondo la quale è lecito porsi il dubbio che l'autorizzazione all'arricchimento serva anche a intervenire per l'eccesso di produzione di uva, qualunque uva prodotta in qualunque luogo, trasformabile nei mosti concentrati rettificati, che per inciso costano il 75% in più dello zucchero utilizzato dai francesi per ottenere lo stesso risultato. Il costo elevato del mosto concentrato rettificato rappresenta infatti un elemento in grado di limitarne l'utilizzo per l'arricchimento alle situazioni di effettiva necessità. Il reale sviluppo e l'esito, anche sotto il profilo qualitativo del ciclo culturale della vite, può infatti essere valutato solo a posteriori. È del tutto evidente che anche in annate eccezionalmente favorevoli dal punto di vista climatico, come è stata questa, possono malauguratamente verificarsi eventi climatici avversi, ad esempio un periodo di intense piogge che si protrae per alcuni giorni in grado, in un breve arco di tempo, in zone produttive più o meno ampie, di compromettere qualità di uve mature, ma ancora sui tralci. Per consentire ai produttori di intervenire tempestivamente per limitare i danni derivanti da situazioni di questa natura, l'autorizzazione all'arricchimento deve essere concessa con una rapidità non sempre compatibile con una normale attività amministrativa. Anche per il 2016 tutte le regioni italiane hanno quindi emanato per tutti i vini, in alcuni casi ad esempio il Veneto addirittura in anticipo rispetto alla data stabilita dalla normativa comunitaria, provvedimenti autorizzativi della pratica dell'arricchimento, molto meno dettagliati e restrittivi rispetto alla nostra deliberazione 1309 del 2016. L'esperienza di campo dimostra comunque che la pratica dell'arricchimento dei vini DOP è attuata raramente, se non in presenza di annate particolarmente negative, così come si è verificato ad esempio nel 2014, anche in relazione al costo non trascurabile di questa pratica enologica, perché il mosto rettificato costa caro. La Regione Emilia-Romagna è comunque impiegata ad applicare in modo rigoroso la normativa vigente, che ad oggi consente l'arricchimento e non prevede l'indicazione in etichetta delle pratiche enologiche ammesse a livello comunitario. Siamo in ogni caso disponibili a valutare tutte le iniziative finalizzate al miglioramento del livello qualitativo delle produzioni vitivinicole del nostro territorio e la conoscenza delle peculiari caratteristiche dei nostri vini da parte dei consumatori. Grazie Assessore. Consigliere Bertani, 5 minuti. Sì, grazie Presidente. Beh, direi che non sono soddisfatto, perché dire così fan tutti non ci sembra soddisfacente, perché se noi vogliamo tutelare chi fa un lavoro di qualità, quindi chi seleziona le uve in campo e non raccoglie indiscriminatamente, chi fa produzioni selezionate di qualità, e penso, visto che noi siamo quelli che hanno maggiori DOC e IGT rispetto ad altre regioni, penso che questo prodotto vada valorizzato, e va valorizzato soprattutto chi lo fa seriamente e con qualità, tanto che appunto dei produttori le hanno scritto, ma anche gli anni scorsi la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti ha segnalato lo stesso medesimo problema. Quindi dire così fan tutti non ci piace, proprio perché appunto queste pratiche, lei dice, costano di più in cantina, ma ovviamente costano di meno in fase di raccolta e di preparazione in vigna. Quindi ovviamente il consumatore che si trova di fronte a un prodotto che costa 2-3 euro in meno a bottiglia, ma non sa che cosa c'è dietro questa lavorazione, e non è in grado di essere informato e di scegliere. Quindi ovviamente la norma non obbliga a mettere l'indicazione della lavorazione che è stata effettuata, però l'invito che vi facciamo è quello di tenere conto di queste segnalazioni, perché secondo noi quei viticoltori che fanno un tipo di prodotto vanno in qualche modo tutelati rispetto a quelle lavorazioni che, fra virgolette, mi permetto di chiamare industriali. Quindi abbiamo dei segmenti di prodotto che vanno valorizzati e vanno distinti, perché ognuno ha un suo mercato, ed un mercato importante, e l'altro è sempre l'aspetto dei consumatori. Il consumatore, di fronte a delle informazioni ben fatte, è in grado di scegliere e di valorizzare quello che va valorizzato, che è anche un nostro punto di forza. Grazie.